dove è evidente che accanto a atti terroristici ben organizzati dall'ISIS c'è anche un crescendo di iniziative di singoli, certamente spinti ad atti terroristici da una predicazione estremista dell'Islam, se vogliamo chiamarla integralista dell'Islam. Allora le chiediamo, premesso che lei ha fatto bene, ma vorrei che me lo confermasse, a dire che occorre rilanciare la missione Strade Sicure, vorrei sapere quali iniziative intende promuovere il governo per anticipare questi fatti e mettere in sicurezza per quanto possibile i cittadini. La ringrazio, la parola al Ministro dell'Interno Angelino Alfano. Ringrazio Presidente La Russa per il quesito che mi ha posto. Noi siamo un paese che combatte il terrorismo internazionale unito ad una coalizione mondiale sin dalla caduta delle Torri Gemelle e in questa veste siamo esposti al rischio terrorismo come altri paesi. Viviamo in un tempo della storia in cui purtroppo la drammatica cronologia del terrore dal 2001 ad oggi dimostra che non esiste nessun paese a rischio zero. Già in anni passati, e ricordo bene nel dire che l'iniziativa fu proprio dell'allora ministro Ignazio La Russa, il presidio di obiettivi sensibili e di luoghi fissi, di tanti obiettivi sensibili, fu affidato ai militari. Noi abbiamo ampliato lo spettro di quell'intervento, lo abbiamo confermato e rilanciato, lo spettro di quell'intervento, e oggi sono 7.050 i nostri militari impegnati nel presidio di obiettivi sensibili. Qual è la forza di questa iniziativa? È esattamente quella di liberare risorse delle forze dell'ordine che in assenza di quei soldati sarebbero loro lì a presidiare quegli obiettivi, invece vengono liberate queste risorse che sono a presidio del territorio. Ricordo anche che il nostro paese è un paese che fin qui è stato sicuro e che ha ospitato grandi eventi. Noi, solo per citare gli ultimi, peraltro alcuni, uno di questi è ancora in corso, siamo stati il paese di Expo, il paese del Giubileo. Abbiamo ospitato poche settimane fa la finale di Champions, abbiamo ospitato importantissimi concerti che hanno acceso i riflettori di tutta Europa, esattamente sulla capitale pochi giorni fa. Abbiamo realizzato tutto questo in un contesto di sicurezza. Ha funzionato la prevenzione, e di questo parlerò anche dopo. Ha funzionato una strategia che non è solo quella del contrasto militare che afferisce all'ambito internazionale, ma una strategia di prevenzione e di intelligence che ha visto nel Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo il luogo di elaborazione delle informazioni che lì arrivano, ma ha funzionato anche una strategia legislativa. Io ricordo in quest'Aula che noi abbiamo approvato un decreto come governo, un decreto l'anno scorso contro il terrorismo internazionale, quest'Aula l'ha convertito con delle modifiche molto efficaci, quelle norme sono già state applicate dai magistrati e hanno permesso l'arresto e la punizione di foreign fighters. Prima di quell'intervento normativo non era punibile nel nostro ordinamento la figura del soggetto che andava a combattere all'estero o delle misure di prevenzione personale che controllano i sospettati di terrorismo come vengono controllati i sospettati di mafia. È una risposta che deve essere anche una risposta culturale contro ogni forma di radicalizzazione e un lavoro anche di deradicalizzazione dei soggetti di cui veniamo a conoscenza, della cui radicalizzazione veniamo a conoscenza, e investe anche un lavoro nelle carceri. È un lavoro, questo, nell'insieme, che fin qui ha dato risultati, e io ringrazio in primo luogo le forze dell'ordine per la loro efficienza e per la forza con cui loro hanno dimostrato di poter contrastare e prevenire. Grazie. La parola al collega Ignazio La Russa, prego. Grazie, ha fatto bene il Presidente a lasciargli qualche secondo in più perché l'argomento lo merita, così come merita, accanto alle parole che condivido, un approfondimento. Vede, io non dormirei tra due cuscini, non mi cullerei per il fatto che fino adesso non abbiamo avuto gravissime conseguenze del terrorismo. Occorre prevenire e credo che E su questo tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione, non possano fare polemiche, ma debbano contribuire. E questo è lo spirito dei Fratelli d'Italia, perlomeno. Ed è per questo che, accanto alla soddisfazione per la ripresa di Strade Sicure, ma non ci sono più i pattugliamenti a piedi che noi avevamo, lei